Cari amici di City Report, una giornata di sole fortunatamente, oggi dove ci troviamo? Stiamo facendo una delle strade direttive che porta all'aeroporto di Linate, questa è la via Corelli, nota perché alle nostre spalle c'è il famoso centro di prima accoglienza e a sinistra, dove vi porteremo tra poco, c'è un altro ingresso del centro di prima accoglienza, molti palazzi abbandonati, alcuni poi li rivedremo in un'altra volta perché, come sapete, noi controlliamo, la situazione non va bene, ma soprattutto abbiamo una baraccopoli, un po' di baracche che ci dicono essere abitati da personaggi quantomeno particolari, diciamo così. Siamo sempre con il nostro amico, qui cedo il microfono. Vai. Buonasera a tutti. Sì, ci troviamo sulla strada di Linate e dobbiamo pensare che siamo vicino a un aeroporto e un centro di prima accoglienza. Sì, il centro di prima accoglienza, ma non solo, perché abbiamo anche una ferrovia alle spalle che è conciata in una maniera incredibile e un sovrappasso che non dico che siamo alle condizioni di quello di settimana scorsa, ma poco ci manca. Alle immagini e video sempre il nostro amico Paolo Rusconi e andiamo avanti, seguiteci. Purtroppo la zona del CPR continua ad essere al centro di criticità e problematiche costanti di ogni tipo e di tutto, fuorché qualunque tipo di nuova progettualità per il rilancio di una zona e di un quartiere che comunque rappresenta una certa densità di popolazione. E l'amministrazione, io credo che non possa mobilitarsi solo esclusivamente sui progetti che fanno più comodo, che hanno un interesse e hanno risonanza anche a livello mediatico, come abbiamo visto per il boschetto di Rogoredo, l'ex Palasciarp, Viale Puglia, deve anche concentrarsi su queste zone che sono più periferiche, se vogliamo. E tutto sommato io mi auguro che non ci sia come attenuante anche questa concentrazione e monopolizzazione da parte della problematica planetaria del coronavirus, che sta catalizzando tutta l'attenzione e l'impegno, come è giusto che sia, da parte di istituzioni, enti umanitari, cittadini stessi. Questo non ci deve distogliere da un impegno che deve essere concepito in modalità multitasking, mi spiego meglio, una cosa non esclude l'altra, vale a dire concentrarsi su una problematica globale come quella del coronavirus, ma senza tralasciare delle situazioni urbanistiche che sono rimaste irrisolte. Quindi mi auguro davvero che ci sia questa attenzione, questo impegno costante su due binari che sono altrettanto importanti. E io come esponente dell'opposizione sono qui proprio per ricordare questo, cioè mantenere un certo grado di attenzione, una certa allerta su non solo questa pandemia che si sta diffondendo, ma su situazioni nostre, cittadine, che non abbiamo ancora saputo risolvere o comunque prendere padronanza e controllo, perché il CPR di Corelli non rappresenta solo un ex centro di prima accoglienza, ma abbiamo appunto anche un canile gattile di proprietà comunale che rappresenta comunque un servizio fondamentale per la cittadinanza, e abbiamo ancora delle situazioni davvero poco chiare anche in questo senso di degrado e di occupazione illegale. Quindi mi auguro un intervento solerte da parte dell'amministrazione. Bene, vediamo un attimino che succede qui. Tutto bruciato, c'è un ingresso aperto da questo lato. C'è qualcuno? Ciao. Quale cinismo?
E siamo in collegamento, cari amici di City Report, con Aurelio Miranda, che tutti conoscete per i video che ha fatto con noi, per tutta la sua attività, insomma, politica nel quartiere del Municipio 7, con Voci di Periferia. Ciao Aurelio. Ciao e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, oggi ti disturbiamo per questa situazione che già avevamo evidenziato diverse altre volte, cioè dei cavalcavia, sotto i cavalcavia succede di tutto. In questo caso parliamo del cavalcavia di Via Corelli, fronte al Civico 27. Siamo a Milano, nella via che porta dal centro all'aeroporto di Linate, che si chiama Via Corelli, e siamo anche in mezzo tra il CPR e il canile municipale di Milano. Cosa abbiamo trovato qua? Delle strutture abusive occupate, anche abbastanza preoccupanti, che cingono appunto il quartiere e creano problemi, vuoi per l'immondizia, vuoi per i fuochi, vuoi per le bombole del gas che sono sui piloni proprio della tangenziale stessa. Abbiamo trovato un sacco di mercanzia rubata. Che dire, queste strutture anche di viabilità del comune che passano per Milano non sono molto controllate? Direi che purtroppo non sono molto controllate. Come hai evidenziato tu, c'è il canile di Milano, che tra l'altro è una struttura magnifica, ma appunto perché è una bella struttura ed è anche un canile enorme, io vado a così, penso le autorità del comune di Milano debbano frequentarlo almeno in maniera sporadica. Quindi dire che non si sono accorti di queste strutture poste ai lati di un marciapiede è assurdo, perché vuol dire camminare come i cavalli, come i paraocchi. Sì, no, hai perfettamente ragione, perché proprio in questo caso, come hai detto bene tu, non stiamo parlando di un orto in cui bisogna introdursi magari in qualche via, percorrere un po' di strada, no, qui parliamo di alcune baracche, ex box, chiaramente abusivi, penso, a fianco ai marciapiedi, con della gente che vive, cucina. Sì, praticamente sono delle costruzioni così, dove c'è anche lì dentro delle persone che si dichiarano palestinesi, le abbiamo intervistate, credimi, nella mia vita, nell'arco di 50 metri, non ho mai incontrato tutti questi palestinesi, forse non ci sono manco in Palestina, sono tutti qui. Sono qui che dicono di essere palestinesi, ma della pesca poi le vere origini quali sono? Guarda, se no ci dicono che poi magari seminiamo sentimenti negativi. Buongiorno al nostro amico del Comitato Rinasci Futuro. Come stai, Emanuele? Buongiorno, ben trovati. Niente, oggi ti informiamo di una cosa nuova che abbiamo appena scoperto. Siamo stati a vedere la via Corelli, che è quella strada che porta dal centro all'aeroporto di Linate a Segrate. In particolare abbiamo evidenziato dei problemi. Cosa abbiamo trovato? I cittadini ci avevano segnalato un via vai incredibile di persone e, come avrai potuto vedere dalle foto, insomma, abbiamo trovato degli accampamenti con tanto di bombole del gas, bidoni di alcol. Possibile che a fianco un CPR ci sia qualcosa del genere? Siamo le solite, non è purtroppo la prima volta, il primo caso, il primo luogo, o meglio il primo non luogo che troviamo girando per Milano. Ecco, la situazione è sempre la stessa, manca una strategia per l'organizzazione di queste persone che non hanno o non possono avere accesso all'edilizia residenziale pubblica, per cui poi rimangono tagliate fuori sia dal mercato privato, che non è per loro raggiungibile, sia da quello pubblico. Il problema è in realtà è forse quello di ripensare l'abitabilità, la residenzialità. Noi non possiamo consentire che queste persone siano abbandonate a loro stesse e dormano letteralmente sotto i ponti. Questo ovviamente crea una lesione di due dignità, non di una sola. È anche una certa pericolosità, persone, dato che comunque per cucinare e scaldarsi. Consapevolmente di due dignità, la dignità di queste persone abbandonate a se stesse e la dignità dei residenti invece che si ritrovano in casa, sotto casa, il degrado più assoluto. Ecco, questa situazione, anche questa forzata convivenza, che non è un
non è dovuta al contatto tra persone, è dovuta invece all'abbandono di una parte che è un abbandono dovuto all'amministrazione, a un'errata strategia amministrativa. Tra l'altro, non è dovuto a queste persone. Tra l'altro, Emanuele, una cosa che mi ha stupito è stata che vicino appunto a questo posto scorre il fiume Lambro, ci sono delle strutture sotterranee, quindi dei tubi, degli scolmatori eccetera, che dovrebbero fungere, dovrebbero avere questa funzione appunto di scolmare le acque nel caso di allagamenti eccetera. Pite di rifiuti che queste persone non avendo accesso ai servizi tra virgolette normali della città, tra cui c'è anche la raccolta dei rifiuti, semplicemente si limitano a spargere e ad abbandonare. Ma io ripeto, qui c'è una mancanza di organizzazione e di gestione amministrativa di questa umanità che viene totalmente lasciata. Guarda, ti dico uno dei cittadini che abita in zona mi ha fatto una domanda nella sua semplicità però molto profonda. Mi ha detto: ma se noi paghiamo le tasse appunto per evitare che ci siano gli allagamenti eccetera, si fanno queste opere, ma chi è che controlla che queste opere funzionino? Cosa gli diciamo? Ma sì, certo, il monitoraggio è importante, ma ripeto, se non si trova una soluzione a questo stato di emergenza umana che c'è ai margini delle nostre città, chiaramente anche monitorare, ma io sono convinto che sono consapevole che l'amministrazione sappia benissimo cosa succede nei mancati scolmatori e credo che lo sappiano anche le forze dell'ordine, perché quando faranno le tradotte. Non è un problema di informazione, qui è un problema di accettare, cioè di capire che c'è un problema prima di tutto, e poi trovare delle soluzioni strutturali e non solo di emergenza. Voglio anche aggiungere che la questione di insicurezza e anche di rabbia da parte di queste persone, e via la rabbia dall'altra parte, l'intolleranza eccetera, è dovuta proprio all'abbandono, perché crea danno e crea una lesione a entrambe le parti, diciamo. Allora, che sicuramente non c'è stata integrazione in questo caso, non c'è stata. Certo, c'è integrazione, ma anche cura nei confronti di una umanità che veramente ormai è lampante sotto i nostri occhi dappertutto, cioè non è solo lì, cioè non è questione solo. Ti faccio una battuta: non mi è mai capitato di conoscere così tanti palestinesi tutti in una volta. Fra l'altro, non dovrebbero essere richiedenti asilo i palestinesi. Ecco, adesso poi ci sarebbe anche da fare un discorso sul censimento di queste persone, perché chiaramente queste persone si dichiarano nella nazionalità più sofferente che riescono a immaginare, quindi se sono minimamente orientali si dichiarano cinesi, se sono invece allora anche qui ecco, la questione del censimento ci riporta anche questo a una questione organizzativa. Cioè io sono abbastanza convinto che ecco, le cose, se affrontate nel verso giusto, possono essere non dico risolte, ma il danno possa essere fortemente ridotto. Del silenzio che c'è in tanta parte del dibattito pubblico su queste realtà, che invece grazie anche a te vengono messe spesso sotto i riflettori. Poi magari ti dicono che vuoi fare sensazione, in realtà non è così, la situazione esiste, è concreta, bisogna semplicemente rimboccarsi le maniche e capire cosa si vuole fare, insomma, vedere, affrontare dal lato giusto, che non è quello, dicevamo, della pancia, ma è quello della discessione dell'organizzazione. Ma infatti, facciamo due battute. Come stavo appunto dicendo ai cittadini, ma anche ho appena parlato con l'onorevole Marco Snato, con il consigliere Francesco Rocca, le cose che portiamo a vedere i nostri spettatori non vogliono essere né spargimenti di odio, rancori eccetera o intolleranze, sono solamente informative.
dato che ci viene chiesto se queste cose sono visibili da parte dei cittadini, noi facciamo vedere ai cittadini che le informazioni, oltre le loro mail, le loro PEC, le mandiamo anche in onda, le facciamo proprio visivamente vedere. Questo è lo scopo della nostra trasmissione, di quello che sto facendo da anni. I punti politici, il non trovare ricette, creare solamente dissidi, contrasti, non è sicuramente farina del nostro sacco e non lo sarà mai. Siamo per la concretezza, per risolvere i problemi, perché i problemi sono delle persone e le persone sono tutte uguali, per cui... Ovviamente. Va bene, ringraziamo... poter ragionare pacatamente su questi problemi, metterli in priorità, ecco, forse anche questo un pochino, ecco, non è si potrebbe, ecco, fare di più. Guarda, senza pizzicare nessuno, vorrei dire che le posizioni della politica non devono essere quelle del partito, devono essere quelle del benessere della popolazione che è amministrata, della gente, dei cittadini. Tante volte mi pare di sentire e vedere altro. Va bene, ringraziamo Emanuele Sant'Amato del Comitato Rinasci Futuro, ci vediamo presto, grazie della disponibilità da City Report, alla prossima. Diciamo un'altra cosa, siamo sempre qui in via Corelli, qui c'è un problema, come potete vedere, con le piste ciclabili. A parte che le piste ciclabili chiaramente sono quasi tutti immigrati che, diciamo, hanno poco rispetto della segnaletica, ma veramente lo spazio per poter passare i pedoni dov'è, visto che tutte le macchine posteggiano nella parte che è dedicata proprio a chi va a piedi? E mentre stiamo parlando, il nostro amico Paolo rischia per un'altra volta di essere investito da una bicicletta. Questo perché? Perché il marciapiede non esiste, salvo questo piccolo sprazzo che vedete adesso. Guardate tutto in fondo la panoramica. Caro sindaco Beppe Sala e chiaramente l'assessore alla mobilità, quando si pensano a queste belle situazioni come le piste ciclabili, poi bisogna pensare anche a tutelare i pedoni, quindi o le macchine hanno un altro posteggio oppure i pedoni devono avere comunque uno spazio riservato, perché altrimenti qui gli incidenti sono frequenti. Ma andiamo avanti, perché non è mica finita qui.